Giorgio Capece, che ringrazio perché ci ha atteso malgrado la temperatura che va un po' abbassandosi, no? Giorgio, insomma, delusi perché secondo te la partita poteva avere un risultato diverso per l'impegno messo, ma hai confermato a microfoni ancora spenti che l'Aquila è una grande squadra. Sì, sì, oggi abbiamo sicuramente giocato contro una grande squadra che è protagonista di questo campionato. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è una partita molto dura, che comunque loro giocano bene, hanno qualità. Purtroppo abbiamo preso gol all'ultimo, forse gli ultimi 20 secondi del primo tempo, e quello un po' è influito. Penso che è stata una partita combattuta, magari il pareggio è il risultato più giusto, però purtroppo quel gol lì ha pesato, anche se comunque al secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare. Purtroppo abbiamo dato tutto, però non è bastato. Di Renzo marcato strettissimo da Alessandretti, anche un po' nervoso l'ammonizione presa, forse è mancato qualcosa lì davanti, un po' di freschezza e lucidità in più per andare in pensierina. È una formazione che fa della difesa il suo punto forte, è la migliore del girone. Beh, oggi si è visto che comunque difendono molto bene. E, vabbè, Luca comunque ha fatto 16 gol, capocannoniere, quindi viene assolutamente marcato più stretto degli altri, c'è un occhio riguardo da tutti e non è facile quando è così. Comunque quando non si segna non è colpa degli attaccanti, quando si prende gol non è colpa della difesa, la colpa è quando non si segna e si prende gol di tutta la squadra. Potevamo fare meglio, è un peccato perché veramente penso che abbiamo dato tutto, però quel gol lì al fine primo tempo andava evitato. Capece, che spesso e volentieri nelle settimane in cui ci siamo occupati di mercato invernale è apparso sulle pagine e sulle TV che preannunciavano un imminente passaggio del forte centrocampista all'Aquila. Voci vere, infondate, c'è stato qualcosa? Non lo so, avevo letto anch'io questa cosa, comunque fa piacere perché l'Aquila è una grande piazza, una grande società, però io quando inizio un percorso, che ho iniziato qui al Roma City con una società serissima, con comunque una squadra forte, non mi piace molto cambiare. Però secondo quello che ho letto fa piacere. Prossime giornate, sappiamo in Serie D i playoff contano poco, diciamo così, però che tipo di impegno sarà il vostro? No, il nostro sarà un impegno sempre molto elevato perché comunque ci teniamo a far bene e penso che siamo una squadra forte, abbiamo perso dei punti sempre per colpa nostra, però il nostro impegno sarà massimo fino all'ultimo secondo e l'ultima partita di campionato.